dice anche a tutti noi, cara nostra madre, prega con noi, prega per noi. Noi vogliamo diventare figli tuoi, anche figli di nostro Padre Celeste. Cara madre, prega per noi, perché noi vogliamo seguire sempre la volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà, o Signore, con noi, con tutti questi pellegrini. Per intercessione, Signore della pace, tutti noi benedica e dona tutto che abbiamo bisogno di Onnipotente, Padre e Figlio e lo Spirito Santo. Madre di Dio, o Madre dell'amore, nostra potente avvocata, noi veniamo a te perché noi ti amiamo. Poiché solo tu sei in grado di aiutarci nelle nostre difficoltà, nelle nostre prove, noi ti preghiamo di aiutarci di diventare simile a te. O Madre, aiutaci a credere fermamente in Dio come tu fai. Poiché tu eri piena di fiducia e non avevi alcun dubbio, noi vogliamo credere così come tu. Aiutaci ad amare Dio come tu l'hai servito. Aiutaci ad essere coraggiosi, anche se questo dovesse essere difficile per tutti noi. Aiutaci a vivere in modo che tutto ciò che facciamo sia ad onore di Dio e per il nostro bene. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e il benedetto frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato Gesù Cristo. Con grande gioia e amore saluto ognuno di voi, carissimi miei fratelli e sorelle. Sono felice di stare qui con voi e ringrazio Dio per questa possibilità di essere qui con voi. Grazie per la vostra presenza. Grazie Signore per questa giornata di preghiera. Signore Gesù Cristo, noi ti salutiamo, ti benediciamo, noi siamo radunati nel tuo nome, noi siamo qui per lodare e ringraziare, per pregare e glorificare te come nostro Signore. Gesù, tu sei nato per noi, sei vissuto per noi, sei morto per noi e sei risuscitato per noi. Tu sei adesso risorto e vivo in mezzo a noi. Mille grazie per la tua presenza e il tuo grande amore. Noi crediamo in te, noi speriamo in te, noi ti amiamo sopra ogni cosa. Non possiamo vivere senza te, senza tua grazia, senza tuo aiuto. Noi viviamo in te. Signore Gesù Cristo, nostro Redentore, ti rendiamo grazie per la tua risurrezione. Con la tua morte hai sconfitto la morte e il peccato, e che la tua risurrezione ci hai aperto le porte della vita eterna. La risurrezione di te, oh caro Signore, è una via nuova per coloro che credono. La risurrezione è il vero fondamento della nostra fede. Carissimi miei fratelli e sorelle, vi avete sentito di parlare su Medjugorje, dove appare quotidianamente ancora da 30 anni, 3 mesi e 20 giorni la Regina della Pace. Più di 11.060 giorni, come appare nostra cara madre. Ma Dio vuole dare a noi tutti, con queste apparizioni, un grande segno del suo amore. Non possiamo dire con parole, perché parole sono povere, come Gesù ama tantissimo tutti noi.
non si può dire con queste povere parole. Nostra cara madre non è mai stata così a lungo con noi. Questo significa per noi che dobbiamo cambiare il nostro tipo di vita, mettendo in pratica tutti i suoi messaggi, conversione e preghiera, digiuno e perdono, fede, con una parola amore. In questo nostro mondo siamo troppo condizionati dai problemi materiali, per cui abbiamo dimenticato di mettere al primo posto nostro Dio, nostro Signore, Salvatore e la preghiera. Nostra cara madre dice sempre: questo tempo è tempo della grazia e della preghiera, tempo della nostra conversione, tempo della nostra purificazione interiore, anche tempo della nostra decisione per Dio. Carissimi miei, Medjugorje per me è un luogo di fervente preghiera, un luogo di pentimento e grande terremoto delle guarigioni miracolose. È la mia fonte di luce, un autentico miracolo, grazie alle apparizioni della Regina della Pace. Medjugorje è un luogo piccolo, ha sconosciuto, è diventato un luogo di grandi pellegrinaggi. In esso si sente la presenza reale di Dio e l'amore materno della Regina della Pace. A Medjugorje non sono solo avvenuti dei miracoli e continuano ad accadere, ma Medjugorje stesso che è divenuto un miracolo grande, una fonte di grazia. A Medjugorje già fino all'inizio si sono manifestati eventi insoliti nella natura e nelle persone durante le apparizioni, che a prima vista per il tribunale ordinario dei credenti hanno tutte le caratteristiche dei miracoli. Per esempio, sono stati ripetuti più volte un tocco insolito del sole, la scritta in lettere maiuscole, pace, mir, è apparsa nel cielo tra le montagne il suolo del monte della croce, palloni diversi di luci e colori, i quali sono stati visti intorno al sole, così come altre scene, immagini interessanti. Come ho detto, nostra cara madre appare più di 30 anni. Seguo gli avvenimenti di Medjugorje sin dall'inizio. Sono stato là personalmente come cappellano 10 anni e mezzo. Che cosa altre così tante persone a venire a Medjugorje e che cosa stanno cercando in questo posto santo? Che cosa portano queste persone nei loro cuori e nelle loro anime? Cosa trovano in quel luogo e come ritornano alle loro case? Abbiamo ascoltato qualche testimonianza e ci ascoltiamo ancora. 6 giovani fortunati vivono qualcosa di straordinario, supernaturale, qualcosa che è difficile da spiegare con parole semplici. Questa inaspettata, sconvolgente e allo stesso tempo buona notizia è stata divulgata ad una velocità fulminante, non solo nella comunità parrocchiale Medjugorje, ma in tutto il nostro paese e nel mondo intero, come l'evento più celebre nell'ultimo secolo scorso. Perché il mio popolo croato riceve una grazia così grande? Perché arriva a lui la Madre Celeste, Regina della Pace? La nostra nazione è tra le più antiche nazioni europee. Scriviamo la nostra storia da 14 secoli. È una storia molto rara, difficile e dolorosa, sanguinosa, fondata camminando sul Calvario. Nostra cara madre appare dove c'è maggior bisogno, dove ci sono i guai grossi. Essa si presenta come la nostra assistente e avvocata potente preso suo figlio. Già il primo giorno delle apparizioni accorreva
un vasto numero di persone da tutte le parti in questo piccolo luogo fino a ieri poco conosciuto, che però presto è diventato un luogo di grazia e misericordia. I fiumi di pellegrini arrivano per vedere, vivere, sentire ciò che realmente stava accadendo qui. È difficile oggi trovare qualcuno che non abbia sentito parlare di Medjugorje, Biakos. Milioni di pellegrini hanno vissuto cose incredibili. Molte persone hanno scritto le loro testimonianze, sono stati pubblicati libri, sono state create molte riviste e sono state aperte diverse comunità della pace. In ogni continente si trovano migliaia di gruppi di preghiera, 15-20.000 adesso, regina della pace. Sono state create delle comunità dove le persone convertite vivono questo mondo di grazia. Pregano insieme circa 7 ore al giorno, anche oggi. Fanno l'adorazione continua. Questo vuole e cerca nostra madre da tutti noi. Tutti abbiamo la nostalgia di un mondo migliore. Esso non esiste senza Dio, senza nostro Signore Gesù Cristo. L'uomo ha bisogno di Dio per diventare nuovo, migliore, più giusto e felice, che cerchiamo tutti noi. Proprio di tutto ciò parla Maria a Medjugorje. Sempre più sentiamo parlare non solo del degrado morale dell'uomo, ma di una distruzione fisica e biologica. La negazione e allontanamento dell'uomo da Dio porta un buio totale nella vita dell'uomo e lo degrada sempre di più. Lo spirito del modernismo, del secolarismo e del relativismo sta progressando rapidamente. La visione anticristiana del mondo è sempre più invasiva. Che cosa succede in Europa? Vogliono rimuovere dalla società tutte le radici cristiane. Tutto il mondo è affetto da immoralità. Pensate, carissimi miei, quanti aborti abbiamo oggi? Circa 50 milioni all'anno, 100 ogni minuto meno di aborti, 100 bambini. Perché la vita umana è sacra? Perché hanno fatto questi grandi peccati? Una ragazza viveva in peccato mortale, si è ammalata, i genitori l'hanno portata da un sacerdote. Il sacerdote voleva aiutare questa ragazza per consigliarsi con Dio, ma lei non voleva. La ragazza disse al sacerdote: io non voglio morire, vorrei vivere. Quando la ragazza seppe di dover morire, disse le sue ultime parole: Satana, vieni a prendere la mia anima, io ho vissuto per te. Ma perché ha detto questo? Vedete, carissimi miei, come Satana ci tenta oggi e cosa può fare un peccato grave. È veramente necessario dire come la situazione oggi sia veramente caotica, critica, molto difficile. La crisi, la recessione sono diventate un segno del nostro tempo. Il mondo è bloccato, una grande crisi piena d'angoscia. Questo è il minimo che si possa dire. Non è altro che il suo disastro, la sua rovina. La crisi è un'occasione che, se non si sta attenti, facilmente può diventare un danno nelle sue percentuali più elevate. Il problema è che le persone risolvono ingiustizia con ingiustizia, la guerra con la guerra, disordini nelle famiglie con le separazioni, la disperanza con la disperanza. Parliamo in particolare delle droghe, e da un tossicodipendente danno una dose inferiore per disastro da quella più grossa. Offrono loro una cosa meno pericolosa per salvarli da quella più pericolosa. Non vedono che con la fiammella accendono
incendi o vedono, ma sono impotenti perché non riescono ad adottare qualcosa di meglio, di più efficace, di miglior successo. Siamo tutti d'accordo su questo. L'uomo non è mai stato più incerto e ansioso, preoccupato, insoddisfatto, peccatore e ammalato. Non era mai stata un'angoscia e sofferenza maggiore di quanto non lo sia oggi. La crisi è solo un invito per esaminarci, per riflettere sulla propria vita e decidere di andare nella direzione opposta, su una strada molto più sicura, sulla strada della salvezza. È proprio di questo che ci parla nostra cara madre, Regina della Pace. Questo mondo inquieto e ci portato una gara piena di sofferenza, tensione, insicurezza e malattie. Siamo malati di paura e depressione, c'è poca gioia e soddisfazione mentale nelle nostre vite. Sentiamo la mancanza d'amore, questo è il motivo della nostra ansia. Tutti corrono e desiderano una felicità autentica, ma essa non si può né trovare né raggiungere in nessun luogo. Il nostro egoismo si porta al punto che spesso non capiamo gli altri, i nostri familiari, i nostri amici, e gli altri non comprendono noi. Ci lamentiamo gli uni con gli altri e non c'è una soluzione buona. Ci siamo dimenticati di quel grande tesoro che portiamo nel nostro cuore. Se sapessimo che tesoro è nascosto dentro di noi, una cosa così grande che non osiamo nemmeno sognare. Dio ci ha creati per se stessi e quindi il nostro cuore è inquieto senza Dio, dice Sant'Agostino. Conoscere il significato di tutto ciò vi porterebbe al totale abbandono in Dio. Per questo tesoro, gioia, pace, salute e felicità, alcuni sacrificano tutto, sono disposti a pagare un caro prezzo per questo tesoro anche in valute estere. Molti invece questo tesoro non lo trovano, o quando lo trovano è già misciato con delle essenze amare, perché lo cercano nel posto sbagliato. Nostra cara Regina della Pace è venuta tra noi, ai suoi figli, vuole aiutarci a scoprire il tesoro prezioso che portiamo dentro di noi. Lei sa che solo in Gesù Cristo possiamo avere la vera pace, vera gioia e la felicità indescrivibile, salvando così le nostre vite e tutto quello che noi desideriamo. Egli è il nostro Salvatore, il portatore della nostra felicità. Carissimi miei, per poter scoprire e realizzare tutto ciò, la cara nostra madre, Regina della Pace, è venuta da noi, verso i figli, per chiamarci a sé, per prenderci la mano e portarci da suo figlio Gesù. Dio è fatto uomo, quindi prima di tutto ci invita a credere che lei sia stata mandata da suo figlio a aiutarci nelle nostre afflizioni e anche prova difficoltà. Da molti pellegrini ho sentito parlare di ammettere che a Medjugorje hanno trovato qualcuno che a loro ha parlato personalmente, qualcuno che li ha convinti che lui è l'unica verità per loro e per il mondo intero, e che solo lui col suo amore onnipotente li protegge. È per questo che non possono ritornare alle loro case uguali come sono venuti, o almeno non possono tornare senza la decisione di cercare di diventare delle persone nuove. Molti personalmente ammettono che senza Medjugorje non possono immaginare la vita attuale di preghiera, il loro cambiamento totale, la professione della loro fede. La potenza della grazia
di Dio a Medjugorje è così forte che si mostra chiaramente nelle numerose guarigioni miracolose, spirituali e fisiche. Chi può contare tutti coloro che testimoniano l'aiuto che hanno trovato in questo luogo, dove hanno trascorso i migliori giorni della loro vita, e si affermano poi che c'è sempre qualcosa e qualcuno che li fa tornare di nuovo a Medjugorje. Molti pellegrini testimoniano che a Medjugorje hanno vissuto i momenti più angoscianti della loro vita, della loro conversione. Si sentono felici e ringraziano Dio per il grande dono della penitenza e di preghiera, di totale abbandono e ritrovamento della vera felicità. Come sappiamo, la Beata Vergine Maria, Regina della Pace, è la più bella, amabile e affettuosa donna di tutto l'universo. Lei è altresì la più benedetta tra tutte le donne, poiché lei è nata senza macchia alcuna, senza peccato originale. Essa viene scelta da Dio dall'eternità per diventare la madre di Gesù, la madre della Chiesa, la madre di ognuno di noi. Lei è stata umile e buona per tutta la sua vita. Lei ha amato con tutto cuore e ha sempre fatto la volontà del Padre. Carissimi miei, la nostra madre è venuta da noi, suoi figli e volontà. E una volta, ma tante volte ha detto: cari figli, lo sono vostra madre, perciò desidero condurvi tutti alla santità completa. Desidero che ognuno di voi sia felice qui sulla terra, su valle di lacrime, e che ognuno di voi sia come in cielo. Questo è, cari figli, lo scopo della mia venuta qui e il mio desiderio. Anche nostra cara madre dice: vorrei tutti venite da me in paradiso, dove ci aspetta mio figlio Gesù, Dio Padre, anche tutti i santi, tutti i beati. Venite da me con un dono, dono di santità. E questo, carissimi miei, è il nostro compito su questa valle della creazione. Nessuno può tornare da Medjugorje uguale a come era prima di venire. L'intensa atmosfera di preghiera di questo luogo e la forza dello Spirito Santo ti sopraffanno con così tanta forza che diventa facile aprirsi alla fede e scegliere una nuova vita. Per noi questi interventi di Dio restano un mistero che ci compie per vie straordinarie. Molti hanno trovato a Medjugorje quello che hanno cercato per tutta la vita. Riconoscono di essere stati guidati in questo luogo di grazia della nostra cara madre, di aver incontrato Gesù nel Santissimo della Confessione e che Egli ha donato loro pace, gioia, felicità e salvezza. Poco tempo fa un pellegrino mi ha detto: sono uno di quelli che a Medjugorje hanno vissuto una completa trasformazione. Ne sono molto contento e ringrazio il Signore per il grande dono della confessione e della preghiera, della piena dedizione e della vera gioia. A Medjugorje ho trovato la pace che ho cercato per tutta la mia vita, dice un pellegrino. Pregando sulla collina delle apparizioni ho sperimentato la presenza di Dio e il suo amore. Ma da questo amore si può vivere, dice un cristiano. Non riuscivo a perdonare, ma da quando mi sono confessato a Medjugorje ho ricevuto la misericordia, adesso riesco a perdonare facilmente. Ma io ho godimento di perdonare una persona che mi fa male. Ma questa è una grande grazia, carissimi. Da quando sono stato a Medjugorje non bestemmio più e ogni domenica vado a messa. Un mese fa parlavo con un uomo spalato. Mi ha detto: non posso mai dimenticare Medjugorje. Ma che successo? Io sono stato come grande bestimatore. Quando sono venuto a Medjugorje
e cercavo Padre Svab perché viveva 10 anni fa in cielo e confessavo da lui. 10 minuti ho detto tutti i miei peccati, grandi peccati, perché tanti anni non potevo confessare perché avevo un po' paura. E quando ho detto tutti i miei peccati, mi guardava Padre Svab e ha detto: caro mio fratello, ma Dio è tuo Padre, Dio ti crea per glorificare, per ringraziare, ma il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro fratello maggiore, amava tutti noi, sofferto per tutti noi, morto sulla croce e risuscitato per te. Ma nostra cara madre appare anche per te, ma perché fai cose? Io piangevo, dice, anche piangeva quando mi ha detto questa testimonianza. E dopo 2 o 3 minuti ho detto al Padre Svab: prega per me, ma io prego anche nostra cara madre, deve pregare per me, deve mi dare un aiuto, perché Gesù è misericordioso, anche può mi dare questo dono della penitenza e anche della decisione per lui. E quando mi ha dato un buon consiglio, anche pregava per me, mi ha dato la soluzione. Da quel momento mai fatto un peccato grave. Ecco perché Medjugorje è per me veramente una grazia, un posto di misericordia, di amore. Il luogo della Madonna mi ha insegnato a pregare con il cuore. A Medjugorje per la prima volta ho vissuto cosa che Santa Messa è quanto Gesù ci ama. Mi piace venire a Medjugorje e ogni volta ritrovo la forza per raggiungere più facilmente 9 vittorie spirituali. Sono stato salvato a Medjugorje, dice Andrea Likorski, Praga, Repubblica Ceca. Lì sono tornato alla vita, è stato un miracolo per me. Provengo da una famiglia benestante, ho studiato nelle USA, ma ho vissuto una vita di vanità, senza nessun obiettivo. A Medjugorje ho trovato Gesù. Grazie alla Madonna Regina della Pace sono arrivato a Dio. Non posso vivere senza Gesù, senza nostra cara madre. Una settimana a Medjugorje sono stati i giorni più belli della mia vita, dice un americano, quando ho parlato davanti 200 uomini. Qui ho trovato la vera pace dell'anima e della mente e ho sperimentato la vera presenza di Dio. Ho sempre creduto in Dio, ma mai in nessun luogo ho visto e vissuto il suo amore così travolgente come qui. In questo luogo di preghiera si prega facilmente. Non riesco a dimenticare il mio incontro con Dio nella confessione. Grazie a Dio io sono un uomo ricco, ho tutto e mi posso permettere tutto ciò che desidero. Ma la ricchezza non può rendere l'uomo felice. Quello che ho trovato qui è la vera ricchezza. Devo tornare a casa, ma presto ritornerò, ha detto questo pellegrino americano. Carissimi miei, qualche anno fa ho incontrato un giovane sacerdote a Roma, vicino al nostro caro padre, papà, 300 metri lontano, che mi ha detto: per me il grande miracolo è che sono diventato sacerdote. A me non mi interessava né la fede né nessuna religione, né Dio e né il Papa. Poi non so come mi sono trovato a Medjugorje. È difficile descrivere con parole povere quello che ho vissuto lì. L'intercessione della Regina della Pace mi ha aiutato a credere fermamente nella presenza di Dio e di Maria qui. Ho iniziato a pensare alla mia vita, perché vivo, cosa mi aspetta dopo la morte. Mi ponevo domanda dopo domanda, ma non avevo una risposta. Aprendomi alla grazia divina, ho deciso di studiare teologia a Roma. Sono stato ordinato da Giovanni Paolo II, che prima della mia conversione non mi interessava proprio. Dio è così pieno di sorprese. Io so perché vivo